Tre dipinti di Stefano Bruzzi, provenienti da collezioni private, si sono svelati al pubblico della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, dove sono stati illustrati dal presidente Massimo Ferrari e dall'editore Leonardo Bragalini. Tra i quadri di Bruzzi, dalla collocazione ancora ignota, ci sono il capolavoro Prime giornate di bel tempo, Le vittime dell'inverno e Al canto della cicala. Mancavano all'appello anche una tosatura delle pecore e una carbonaia sull'Appennino, acquistate recentemente da Enrico Mazzoni, estimatore delle opere di Bruzzi. Vedendo questi due dipinti mi sono lasciato un po' condizionare dalle belle pitture e ne sono stato affascinato a tal punto che li ho acquisiti e sono molto contento dell'acquisizione perché sono due quadri inediti, di cui uno è la Carbonaia sugli Appennini, che l'ho trovato a Torino, e l'altro arriva da una collezione in Germania e l'ho acquistato in un'asta in Germania. Sono due quadri che trattano il lavoro nei campi, il lavoro delle tosatrici, appunto la tosatura, e le carbonaie, che una volta era un documento storico, perché sui nostri Appennini c'erano queste carbonaie che le curavano come se fosse il gas di oggi. Era un'importanza vitale per il tempo. Proseguendo la collaborazione con gallerie private piacentine di qualità, come la Galleria Mazzoni, ha sottolineato il presidente della Ricci Oddi, Massimo Ferrari, abbiamo voluto cominciare un nuovo percorso partendo da Bruzzi, perché è piacentino e perché la sala con le sue opere ha necessità di essere restaurata. L'auspicio è quello di sensibilizzare così i nostri concittadini, ha proseguito Ferrari, affinché aiutino la Ricci Oddi a realizzare i necessari interventi.